Goldbet, scommesse da campioni. In via Sgroppillo, via Leucatie, via Madonna della Via. Star System, per la vostra sicurezza, a Mister Bianco. Tifosi del Catania, ben trovati. Eccoci qui, prima edizione del Catanista News. Sarà un appuntamento costante di questa nuova avventura del 2013 di Catanista. Ben trovati dal vostro Attilio Scuderi. Ogni giorno con due appuntamenti cercheremo di informarvi qui dalla redazione di Radio Smile proprio sulle vicende del Catania. Allora, cominciamo con i commenti su questo Catania-Torino. C'è stata tanta amarezza, l'abbiamo già detto ormai anche nei nostri appuntamenti radiofonici delle ore 7 e delle ore 13 sempre su Smile, però il Catania ha giocato una grande gara nonostante l'inferiorità numerica, ed è questo che conforta per quanto riguarda la prestazione degli uomini di Rolando Maranda, che hanno chiuso il girone d'andata con 26 punti, lo ricordiamo, più 3 rispetto alla Catania di Montella lo scorso anno, come anche la grafica ci aiuta. E un Rolando Maranda che ha messo dentro 7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, soprattutto al Massimino, grande rendimento. 20 punti conquistati dal Catania proprio al Massimino, frutto, lo ricordiamo, di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ma andiamo a sentire dalla Mix Zone dello stadio Angelo Massimino le considerazioni di Mariano Anducar, anche lui molto ma molto positivo, forse la sua migliore stagione a Catania da quando è arrivato in terra etnea. Sì, ma man mano che uno arriva a certi traguardi si mette un altro. E quando ci siamo trovati due giornate fa, quasi a 25 punti, e con le partite che c'erano dopo, abbiamo pensato tutti, credo, di arrivare un po' più in alto, prendere più punti. Ogni tanto la squadra fa vedere qualcosa di diverso, qualcosa di cattiveria agonistica dentro il campo, la partita contro la Juve, la partita contro il Napoli, questa qua. Ma ci manca qualcosa e non possiamo sapere ancora cosa è. Al di là di qualche partita che poteva fare meglio, c'ho da rimproverarmi partita contro l'Atalanta, quella giocata, quell'episodio lì, perché poi avevo fatto una buona partita. L'altro giorno purtroppo ho scivolato e sono stato un po' con un po' di fortuna. Leggiamo un po' i risultati, quelli che sono stati e che hanno contraddistinto la 19ª giornata. Ricordiamo, sabato il Catania ha giocato e ha pareggiato 0-0 contro il Torino. In serata, sempre sabato, la Lazio ha battuto 2-1 il Cagliari nel finale, rigore molto ma molto contestato. L'Udinese nell'anticipo delle 12:30 ha battuto l'Inter per 3-0. Il Chievo ha vinto 1-0 contro l'Atalanta. Fiorentina, che ha perso in casa la prima partita persa dalla Fiorentina di Montella contro il sorprendente Pescara, che ha vinto per 2-0. Genova che ha battuto per 2-0 il Bologna grazie alla doppietta di Boriello. Il 2-1 clamoroso della Sampdoria contro la Juventus, che perde ancora allo Juventus Stadium dopo la sconfitta contro l'Inter. Il Milan a fatica ha vinto 2-1 contro il Siena. Parma, che ha scippato la vittoria al Palermo nel finale grazie all'ex Amauri. E poi il Napoli col grande Cavani, il mostruoso Cavani, tripletta, ha battuto la Roma per 4-1. Andiamo a vedere la classifica anche grazie alla nostra grafica. La Juventus è in testa con 44 punti, la Lazio segue a 39, Napoli 37, Fiorentina, Inter 35, Roma 32, Milan 30, Parma 29, Udinese 27, ecco il Catania che chiude la parte sinistra della classifica con 26 punti, poi Chievo 24, Atalanta 22, Torino, Sampdoria e Pescara 20, Bologna 18, Genova 17, Cagliari 16, Palermo 15, chiude la classifica il Siena con 11 punti. Però domani sarà vigilia di Coppa Italia, grande appuntamento storico per il Catania. Per noi a Torre del Grifo c'era il nostro Daniele Di Frangia, a cui do la linea. Sì, Attilio, grazie per il collegamento. Siamo qui a Torre del Grifo, ha appena parlato Rolando Maran in quello che è il post gara Catania-Torino, che si è giocata solo sabato, ma soprattutto il pre Catania-Lazio. Maran che è naturalmente ancora amareggiato per non aver vinto la partita con il Torino, ma è un Maran che però guarda già avanti, guarda alla sfida di Coppa Italia per raggiungere questo sogno chiamato semifinale. Sono molto rammarico perché è una partita che meritavamo di vincere, non è che ce l'ha nelle mani, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per poter vincerla, non ci siamo riusciti e lì nasce il rammarico. Vediamo perché onestamente al momento sì, ho pensato tante cose, però non ho preso nessuna decisione e aspetto la rifinitura di domattina per decidere.
Ovvio che è un obiettivo incredibile da raggiungere, per cui ci siamo arrivati e adesso ci proviamo fino in fondo, andiamo a incontrare la squadra che sta dietro alla prima in classifica. Cioè, ma forse hanno trovato la quadratura del cerchio. Ma l'impressione è che abbiano messo a posto un po' di equilibri, che adesso stiano meglio, quantomeno, e lo dimostrano tutte le vittorie che stanno facendo. Quindi un Maran che guarda la partita di domani, non si è voluto sbilanciare per quanto riguarda la formazione, deve ancora valutare chi starà bene domani e chi invece ancora ha qualche acciacco. Berghessio dovrebbe esserci, sta bene, quindi dovrebbe partire dal primo minuto. Anche Lodi ci sarà dopo l'espulsione di sabato contro il Torino. Da Torre del Grifo è tutto e ti restituisco la linea. Bene, grazie a Daniele Di Frangia. Parliamo con le ultime news di mercato, perché Francesco Lodi è sempre l'oggetto del desiderio dell'Inter, però l'offerta veramente fa ridere la società rossazzurra. Ancora il presidente Polvirenti ha blindato tutti i suoi gioielli. Per Lodi l'offerta, secondo i rumors di mercato, è 2,5 milioni di euro più la comproprietà di un attaccante, uno tra Livaia, Olongo e un centrocampista. Si parla di Duncan, si parla di Chris Etting, ma si parla anche di Romano. Ma comunque lo sbagliamo, l'offerta non verrà accettata dal Catania. Da qui al 30 gennaio o al 31 ne vedremo veramente delle belle. Attenzione, Almirone sempre corteggiato dal Genoa, Marchese deve rinnovare ancora il contratto, in partenza sicura Morimoto, pista estera che sta sbagliando Gasparin, e poi in entrata il Catania farà il colpo in attacco. Caraglio è un visionato, perché era stato già preso e soprattutto testato dall'entourage del Catania e dallo Monaco quando era amministratore delegato del Catania. Ma attenzione sempre ad Aristeguieta e anche al mercato di Serie B, che potrebbe consegnare anche questa benedetta punta, salvo clamorose cessioni. Però lo ripetiamo, Polvirenti ha blindato tutti. Per Catanista News è tutto, l'appuntamento è rinviato a domani con tutte le info sul Catania e la vigilia, le formazioni di Lazio-Catania domani, impegno di Coppa Italia, ore 21, Stadio Olimpico, partita secca per entrare nella storia. Firmato semifinale da Attilio Scuderi, è tutto, alla prossima!